Di formazione attivo, attraverso cui ognuno è chiamato a mettersi in gioco per vivere al meglio il proprio essere all'interno di un gruppo. È stato organizzato presso la parrocchia San Pietro Apostolo a Campobasso, un laboratorio di mosaico vero e proprio, dove l'arte viene applicata in tutte le sue forme e colori. L'obiettivo, un mosaico per San Pietro Apostolo. A firma dell'associazione Laboratori di Lidia e Perfetta Letizia, il corso formativo ha avuto inizio il 3 giugno e noi siamo andati a vedere. A fare da insegnanti ai ragazzi volenterosi di imparare, due artisti, Antonio Natale Di Maria e Don Donato Colacicco, coinvolgenti maestri di mosaico. Don Donato, come è nata in te la voglia di usare la tecnica del mosaico e fare mosaico? Allora, il mosaico è una perfetta, una nuova nascita dell'arte, nel senso, sono stato per tanti anni artista, sono arrivato a Bruxelles, Comunità Europea, è successo prima di Gesù, prima della conversione. Per 20 anni ero un mangiaprete, odiavo la chiesa, ero il pittore delle donne, sono arrivato a Bruxelles, tante cose belle, poi è arrivato Gesù, ho lasciato l'arte per 2 anni alla conversione, dopo 2 anni qualcuno dall'alto mi ha detto devi tornare a dipingere. Sono tornato a dipingere e poi dopo la pittura, dopo tante cose belle, ho fatto una chiesa a Ferentino, ho incontrato padre Rupnik, il mosaicista che ha fatto San Giovanni Rotondo e tantissime chiese in tutto il mondo, è un padre gesuita e da quel momento in poi mi sono innamorato del mosaico. Da allora ho fatto un percorso di formazione con lui nella sua scuola a Roma, il centro Aletti, è stato bellissimo, e poi dopo 2 anni di formazione con lui è nato il primo mosaico a Foggia, nella chiesa della Madonna del Rosario, che è stata una benedizione per tutti. E domani apriremo Gioia Piena, la struttura Gioia Piena Academy, dove appunto faremo arte e tante cose belle. E poi mi hanno chiamato Perfetta Letizia qui a San Pietro, dove appunto ora stiamo facendo questo percorso di mosaico. E il mosaico a cosa serve? Cioè non è perché questo corso serve perché diventano mosaicisti, poi certo se qualcuno c'è il talento dell'arte e scopre di essere anche un mosaicista va benissimo, perché c'è comunque da noi una scuola vera e propria al centro Gioia Piena Academy a Castellino. Il mosaico ha una valenza formativa molto fondamentale, perché quando si rompe la pietra, in quello, vedete il tagliolo, lì il ceppo dove si rompe, quando si rompono le pietre c'è un percorso interiore che un ragazzo soprattutto fa, ma tutte, di tutte le età fanno, nel senso che la durezza della pietra si spacca se tu sei sereno. E quindi per poter spaccare la pietra tu devi trovare la tua serenità, perché oggi andiamo tutti invece la pietra ti ricentra e ti fa ritrovare contatto con te stesso. Quindi un minuto, tante volte ti fai, hai spacchi, cioè non è che spacchi, ti fai male al dito. Quel momento è una benedizione perché serve a risorgere, perché la sofferenza dalla croce alla risurrezione, anche qui c'è questa dinamica, ti fai male, risorgi, 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 stai mezz'ora, un'ora a spaccare le pietre, è come se sei andato al mare, è come se sei andato in montagna, c'è una risurrezione meravigliosa. Poi ci sono le tessere di colore, c'è un mondo nel mosaico che sì, la parte artistica, ma c'è un percorso di formazione interiore, di conoscenza di se stessi, di guarigione del cuore. Ecco, quanta interiorità e come la esprimi in queste opere che tu hai fatto e farai in questo laboratorio? Allora, l'interiorità sfocia in un motto, che non è un motto, ma è una condizione ontologica di vita esistenziale, cioè serve a scoprire che tu sei una meraviglia stupenda, che tu vali così come sei, sei perfetto, sei una meraviglia stupenda così come sei, quindi serve a togliere le maschere. Come? Nel momento in cui si tagliano le tessere di marmo e così via, non tutte sono uguali. Allora scatta il loop della globalizzazione del mondo che ti dice che tu devi essere tutto uguale.
e c'è qualche cosa che non tanto quadra, perché se ti globalizzi, se diventi tutto uguale, cioè è come se tu in un prato vedi tutti orchidee, alla fine ti scocci, se vedi tutto erba ti scocci, se vedi un prato c'è l'orchidea, c'è la margherita, c'è il ciclamino, l'erba, è meraviglioso, come l'orchestra. Allora il mosaico con le tessere che sono difformi servono a ritrovare la bellezza della diversità, e in questa bellezza della diversità, nell'unità, scopri che tu con i tuoi difetti, pregi, difetti e così via, scoprite che attraverso la diversità non è un problema la diversità, ma in realtà è il punto, è la ferita che diventa feritoia, che attraverso il quale io parlo al mondo col mio profumo, con la mia esistenza, essenza unica e precisa e meravigliosa. Ecco, mi piaceva il concetto che prima stavi esprimendo, cioè del mosaico che plasma anche la vita dell'uomo. Oggi la vita dell'uomo sembra sfaldarsi, c'è davvero da rimettere a posto tutto per creare un nuovo mosaico. Come? Bene. La bellezza della diversità nell'unità, che significa? Che tante tessere diverse, poi devi trovare un modo di farle concertare insieme. Il mondo scarta la diversità, scarta il debole, scarta chi è in difficoltà e fa salire soltanto chi ha dei pregi o chi, secondo il mondo, dice che è perfetto. No. Il mosaico, proprio perché tutte le tessere non si scarta nulla, ma trovano una perfetta collocazione e compaciono fra di loro, in quel momento io capisco che come Dio mi dà la grazia di unire queste tessere difformi fra di loro e trovare un disegno meraviglioso, anche io con la mia difformità, diversità, posso reagire, più che reagire, posso interagire con tanti, con diverse difformità, e insieme possiamo essere quell'incendio, quel cuore meraviglioso che spacca il mondo, che rivoluziona. Perché ad esempio un matrimonio, se non litigano, non che si buttano i coltelli, ma se un matrimonio non litiga, non c'è qualcosa che non va. Il litigio però fatto per amore serve per ristorare, per rinnovare l'amore, così è la vita. Il problema qual è? Che tante volte noi litighiamo e ci dividiamo. Allora il mosaico ci fa capire, sì, c'è difformità, ma possiamo stare insieme. E da lì è difficile, perché ci sono tante pietre aguzze in noi, tanti spigoli. Allora io, stando con te, tanti ragazzi che hanno interagito, alla fine nasce questa cosa meravigliosa, e un progetto che poi rimane come un timbro indelebile nella propria vita e relazionale con tutti quanti. Allora vi teniamo d'occhio, perché ci piace stare nella gioia. Grazie. Ciao. Ci teniamo d'occhio e io vi tengo d'occhio, che Dio vi benedica, padre, come scusate. Ciao. Maestro, ci racconta il suo percorso e la sua formazione. Come è diventato appassionato di mosaico? Allora, già da ragazzo, ero piccolo, i primi sentori che mi hanno dato dimostrazione che io avessi dentro di me qualche cosa di verso l'arte. Quindi mi ricordo che mia madre mi ha raccontato che avevo 7-8 anni, siamo andati in un santuario, ho visto delle statue e lei innaffiava l'orto e io con la creta, con l'argilla, ho cercato di rifare queste statuine. Quindi già da ragazzo ho cominciato a dimostrare che qualche cosa verso l'arte la tenevo dentro. Poi piano piano ho cercato di sviluppare, con l'aiuto di qualcuno, qualche segreto, qualche consiglio, ho iniziato a scolpire il legno. La passione per l'arte mi ha portato a lavorare il marmo, quindi alla fine mi sono trovato a fare il marmista. Quindi il marmista, ancora tuttora ho un laboratorio dove, anche se sto in pensione, dovrei chiudere a momenti, però l'arte, secondo me, mi accompagnerà finché buon Dio vorrà. Lei è nato scultore e, ecco, che cosa esprime nelle sue opere? Allora, all'inizio io ho iniziato con la scultura in pietra, in legno. Poi durante il percorso lavorativo ho cominciato a scolpire la pietra e il marmo, quindi sai, le solite cose che fai in un laboratorio, le figure religiose, quindi arte funeraria. Poi nello sviluppare il tutto ho scoperto il polistirolo, quindi realizzo sculture in polistirolo e lì è nato il discorso, l'idea del mosaico. Quindi col mosaico rivesto parzialmente le sculture in polistirolo.
Quindi da lì è nata la passione per il mosaico. Dopodiché sono stato a fare un paio di corsi a Ravenna in un laboratorio da mosaicista e ho imparato un po' le tecniche più raffinate per poter eseguire il mosaico e fare le cose un pochettino più da mosaicista. Quanto c'è di te stesso nelle sue opere? Ma che c'è? Io nelle mie opere, soprattutto le opere in pietra, cerco di esprimere quello che sono le mie emozioni, i miei sentimenti, nel senso che uso molto la pietra nostra, la pietra locale, pietra di campi. Quindi da una forma anonima, da una forma che normalmente non dice nulla, cerco di dare un'anima a quella forma e nello stesso tempo ovviamente manipolando con nel modo giusto per poter esternare quello oppure far dire alla pietra quello che sono le mie emozioni, i miei sentimenti. In ogni ambito di arte, qual è la caratteristica essenziale per essere un buon artista? Ma cercare di trasmettere con la materia quello che sono le proprie emozioni, i propri sentimenti. Quanto ha realizzato un'opera, se quell'opera provoca un'emozione, allora l'opera ha un senso. Vuol dire che quello che tu volevi dire attraverso la materia è arrivato. Quindi a quel punto là, cioè io molte volte chiudo gli occhi, accarezzo le mie opere, quanto provo un'emozione. Questo perché? Perché mi ha insegnato questo un non vedente. Cioè un ragazzo non vedente venne da me e mi disse: guarda Antonio, io tu sai che non vedo, come posso capire la tua opera? Dico: guardi, vabbè, non è un problema, io te la spiego, tu la tocchi. La tocchi. Una volta che ha finito questo movimento qua, lui mi ha detto: Antò, mi hai dato la possibilità di vedere quello che tu volevi esprimere pur non vedendolo. Ai giovani ragazzi che abitano questo corso, che cosa vuole raccomandare? Ma innanzitutto molta attenzione, passione, cercare di capire se effettivamente dentro il proprio animo c'è questa passione, questa voglia di esprimere, di esternare qualche cosa che sia dentro attraverso la materia, in questo caso attraverso il marmo, perché stiamo usando mosaico lavorato con pezzi di marmo, e cercare di capire se effettivamente dentro si ha qualche cosa su cui domani poter fare forza e cercare di lavorare e poter, ripeto, poter esternare un pochettino quello che sono i propri sentimenti, le proprie emozioni. Cioè a volte la scelta di un colore, la scelta di un materiale è molto legata a quello che sono anche le proprie emozioni che si hanno dentro. Ecco, anche il pittore, c'è un pittore che usa molto il blu, il nero, il rosso. Evidentemente la scelta dei colori è determinata da quello che sono gli stati di emotività che si ha dentro. Buon lavoro, maestro. Sì, buon grazie. Lavoro e grazie a tutti. A voi. Arrivederci. Grazie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ora in un momento di silenzio, come anche ieri sera, ognuno di noi mette, diciamo, una preghiera per quello che noi realizziamo qua e ancora di più. Una preghiera per tutti coloro che hanno voluto venire qua e non sono riusciti di venire. Dio Padre Onnipotente, ti preghiamo di mandare lo Spirito Santo su noi tutti, perché tutto quello che realizziamo con le mani, di mettere anche nel cuore con gli altri. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Evviva. Allora, adesso, prima di iniziare a mettere mano al mosaico, che stiamo entrando nella fase cruciale, come le altre volte, entriamo prima nel nostro cuore, nella nostra anima, nella nostra mente, affinché possano andare via tutte le distrazioni, perché ogni volta che mettiamo mano alla pietra, tagliando testa e così via, ci si può fare male. Non è tanto quello, ma la nostra ansia viene trasmessa al lavoro, perché il lavoro che stiamo facendo è un lavoro comunitario, insieme, ognuno è meraviglioso. E allora ora faremo quei piccoli passi insieme, come siamo abituati a fare,
così riscopriamo la meraviglia stupenda che ognuno di noi, Salmo 138, Dio ci ha fatto come una meraviglia stupenda, e poi dopo 3-4 minuti iniziamo, grazie al nostro maestro Antonio, a rimettere mani al nostro lavoro. E ora iniziate a pensare alle tessere che andrete a rompere, e quelle tessere ognuno di voi rappresenta quella difficoltà, quella difformità, quella debolezza che tante volte ci è stata causa di emarginazione. E in questo momento capisco che il mosaico è il progetto della mia vita, che Dio mi permette ora di realizzare e che posso in questo momento mettere mano alla mia vita, e che quella debolezza, quel giudizio che ho ricevuto, quella disistima, adesso insieme a tanti fratelli e sorelle potranno diventare quel trampolino di lancio, dalla ferita passare alla feritoia, un ponte, ed io che sono sempre stato denigrato potrò essere occasione di rilancio. Questo pathos sono quei break della vita che ogni tanto ho ricevuto, che mi hanno fermato, mi hanno rallentato, e sembrava quasi che fosse finita. Invece adesso decido di riprendere in mano la mia vita. Riparto, e adesso buon lavoro. Ora possiamo lavorare. Buon lavoro. Ieri sera ho notato, ma ripeto, non è un rimprovero, troppa ansia, troppa voglia di fare subito. Questo troppo per uno che deve fare il mosaico è una cosa sbagliatissima. Il mosaico è fatto di momenti anche di riflessione, di pazienza, di concentrazione. Perché? Perché bisogna, soprattutto quando si deve realizzare, rifare un disegno già fatto, bisogna fare molta attenzione a quello che sono i passaggi e i punti del disegno. Quindi quello che dico, un po' come dissi l'altra volta, un po' per rispetto del materiale, perché il materiale comunque bisogna prepararlo, allora il mio suggerimento è questo: una o due persone decidono di fare un pezzo, che fanno? Non possono, non devono delegare a un'altra persona a tagliare le tessere. Le tessere, ognuno si deve tagliare le tessere di cui ha bisogno, perché ha bisogno, sa, la grandezza e il quantitativo di materiale. Perché se no andiamo a fare quello che è successo ieri sera, che se vedete là, per la fretta di fare, abbiamo quella linea importante che costeggia il braccio, di rima del braccio, con pezzi più larghi e pezzi più stretti. Questo qua si dovrebbe evitare. Io adesso ho sbeccato un pochettino, ho cercato di raddrizzare. Allora, io quello che dico, che chi, ognuno, allora, diciamo che ci sta qualcuno, tanto per dire, l'aureola. Allora io ho fatto dei tagliati dei pezzi già in laboratorio per avere, perché l'aureola è molto importante, perché è abbastanza tondeggiante, e chi ha fatto l'aureola si è tagliato i pezzi, gli ho detto come fare e loro le hanno tagliate e loro devono completare quel lavoro là. Un'altra persona là vicino non ci deve mettere mai, e nemmeno si può dire vicino a un'altra persona tagliami 4 pezzi. Perché? Perché il taglio dell'altro è diverso da quello che fai tu. Allora, una volta scelto il punto, il momento, il passaggio, ognuno deve concentrarsi su quel punto là. Chiunque sia, non importa. L'importante è che c'è una selezione di passaggi e di punti da realizzare. Quindi la confusione purtroppo non va bene, perché alla fine il lavoro non viene fatto bene. Dopo, sei d'accordo? Ok. Poi, quando si tratta di riempire, in questo caso qua, allora la possiamo un pochettino più alzare la mano e sbizzarrirci per fare il lavoro.
Attraverso questo laboratorio i ragazzi saranno stimolati a verificare motivazioni e competenze, a migliorare la propria essenza. Capaci di mettersi in gioco, partecipano entusiasti e ci hanno spiegato il perché. Allora, io sto facendo l'aureola di San Pietro e adesso, dopo aver individuato il pezzo di marmo dello stesso colore, andrò a realizzare un piccolo tassello. Posso intromettere? Allora, Danilo, che cosa ti ha portato a fare questa scelta artistica? Ma diciamo che ogni anno per San Pietro ci cimentiamo sempre in qualche realizzazione. Per diversi anni abbiamo realizzato delle infiorate, l'anno scorso abbiamo realizzato una barca per la statua di San Pietro e quest'anno invece si è pensato di realizzare questo mosaico. Quando ho visto la locandina appesa in parrocchia, subito mi ha colpito, anche perché è un'arte che, diciamo, non è molto diffusa, e quindi ho detto perché no. Soprattutto la curiosità mi ha cimentato a partecipare a questo corso e posso dire che davvero ho scoperto un'arte che non pensavo fosse così bella. Pensi che questo corso ti potrà servire per il tuo futuro? Ma sicuramente abbiamo imparato tante cose da questo corso. Siamo partiti tutti quanti che non sappiamo neanche cosa fosse un mosaico e non sappiamo neanche la materia prima, come si realizzasse, e quindi sicuramente tutte queste cose che abbiamo appreso li sfrutterò in futuro per realizzare qualche altra cosa. Ti lasciamo lavorare, ciao. Grazie, ciao ciao. I ragazzi di oggi usano molti elementi tecnologici, PC, smartphone, tablet. Abbiamo chiesto loro perché avete scelto di frequentare questo laboratorio. Andiamo. Io ho scelto di fare questo corso perché ho frequentato anche il liceo artistico, quindi mi piacciono queste cose di manualità e quindi anche una riscoperta per scoprire questa nuova tecnica e anche un modo per stare insieme agli altri, per condividere tutto questo con persone, anche con dei bambini, e anche perché per tutto, proprio per questo momento difficile siamo stati chiusi dentro e abbiamo dovuto avere delle distanze, quindi questo è un modo pure per stare vicino agli altri. Personalmente non sono molto brava a livello manuale, infatti chi mi conosce sa che in ambito artistico non sono molto portata, però ho scelto di frequentare questo laboratorio perché è un modo per riscoprire la condivisione, la comunione di idee, di progetti, e per questo è bello stare insieme giovani e meno giovani e quindi trovare un punto in comune, un punto di ritrovo tra varie idee che possono essere artistiche ma anche di altro ambito. Viviana, com'è nata l'idea di questo laboratorio di mosaico? Allora, l'idea di questo laboratorio di mosaico è nata perché è direttamente collegata alla festa di San Pietro. Ogni anno in parrocchia è stato fatto qualcosa per dedicarlo a questo santo e quest'anno abbiamo deciso di intraprendere questa strada, che poi è anche un laboratorio messo a disposizione un po' per tutta la parrocchia, quindi per tutte le persone che fanno parte sia di questa realtà e anche al di fuori della realtà parrocchiale. E diciamo che la cosa molto bella che abbiamo riscontrato
che molte persone sono venute perché pare sia piaciuto moltissimo questa nostra idea. Qual è l'obiettivo che si propone il progetto? L'obiettivo è quello che in un futuro possibilmente possa essere un volano lavorativo un po' per i ragazzi, soprattutto i giovani della parrocchia e non, e quindi la possibilità di realizzare un piccolo laboratorio che non guardi soltanto il mosaico ma un po' tutte le attività manuali, pratiche che possono essere, diciamo, contemplate in quello che è la nostra realtà, piccola realtà. Per coloro che ancora non sono iscritti, lancia un invito. Allora, invito tutti a venire qui a San Pietro, nella nostra parrocchia, a partecipare a questo bellissimo corso che durerà adesso fino alla fine del mese, ma che sicuramente avrà un seguito successivamente, e ci farebbe molto molto piacere se tutti venissero a vedere e a provare per migliorare e per avere un futuro più bello per tutti, soprattutto per i giovani. Fare comunione è importante per essere felici. La felicità è sommare un sogno dopo l'altro, ritrovare se stessi in ciò che si fa, in comunione con gli altri. Padre Joachim, avete aperto questo bellissimo laboratorio dove si fa comunione. Ecco, cosa significa oggi fa comunione? La cosa importante oggi è per, dopo che abbiamo vissuto questo periodo di chiusura, di iniziare a riaprire, a fare comunione, a vivere un po' insieme, a lasciare dietro tutte le paure che abbiamo vissuto per poter dopo essere, diciamo, più aperti a vivere il futuro, che sia una speranza per tutti noi, specialmente, ecco, con queste occasioni di aggregazione, di stare insieme, credo che l'occasione è anche di costruire, diciamo, quello che è la nostra vita. A questi giovani che hanno partecipato, che cosa vuoi augurare? Ecco, di lottare con fiducia, perché tutto si può superare quando dentro di te sei carico, ecco, di speranza e di coraggio e di amore. Ecco, nella figura di San Pietro proprio questo è: lui cerca di caricare proprio la sua vita con l'amore di Cristo, e che supera, diciamo, anche le paure, ecco perché lui fa la professione di fede proprio su questi fondamenti. È bello che, ecco, sia per tutti noi un esempio anche di coraggio, di fiducia in Gesù Cristo e di coraggio per la nostra vita, per il nostro futuro. Grazie mille, grazie. Grazie anche a voi e buon lavoro. Grazie. Fare comunione vuol dire educare i ragazzi a vivere la fiducia come stile e come atteggiamento di vita. Fiducia nella mano forte del Signore che accompagna e sostiene il nostro cammino. Fiducia nei fratelli, fiducia nel futuro. Vuol dire impegnarci a costruire un mondo migliore.